Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Quello del Tanque e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie Nella Terra di Steve, sta diventando notte, con Manuel. Ciao ragazzi. Stiamo facendo ballare la telecamera come pochi. Troppo, non riesco a sistemare la mia sedia. Quindi andiamo un attimo a dormire perché sennò moriamo male. Oggi il nostro caro ospite cosa farà? Faremo una grandissima taverna, no, non è vero, non sarà grandissima, però una modesta taverna con un boccale di birra a fianco. Questo perché è giusto che quando vengono degli ospiti costruiscano quello che gli interessa fare nel nostro mondicino per lasciare uno zombie. Lasciamo uno zombie. Ok, lasciamo uno zombie. Per lasciare un ricordo del suo passaggio. Esatto. Quindi ci vediamo direttamente dopo che ho dormito. Ed eccoci qua, nel mentre che giochiamo stiamo mangiando i noodles. Che sono qualcosa di divino. Esatto, fagli vedere dove siamo perché ovviamente allora, controllerà lui il gioco. Siamo qua, dove qui c'è la torre di Mordor, esattamente. E qua nella puntata precedente Petru aveva fatto l'abbozzo di miniera, esatto? Mi confermi? Confermo. Non lo vedrete adesso chiaramente perché non è il fulcro della puntata, ecco. Esatto. Adesso noi andremo a costruire la taverna che andrà ad aiutare i nostri amici minatori che quando torneranno dalle loro sessioni di scavate si rinfrescheranno le idee e si riposeranno bevendo una buona birra. Sono così confuso da colpirmi da solo. Allora, iniziamo a costruire. Abbiamo deciso di farla qua perché la locanda, come te la immagini, vicino a un bosco o comunque in una zona che non è molto trafficata, cioè in città non è che mi aspetto la locanda. L'obiettivo era di avere un'atmosfera locandesca. Esatto. Ora io farò un taglio a caso. No ragazzi, queste cose non si fanno. Allora, direi che la nostra entrata è quasi finita. Bene, arrivederci al prossimo video. Mi è entrato un pezzo di nudo nel naso. Ok. Praticamente si sta improvvisando un misto tra Giovanni Muciaccia e Piero Angela. Esatto. E Giovanni Muciaccia scappava in Messico perché metteva incinte le tipe e allora si chiamava Muciaccia. Ti ho fatto appena adesso apparire un cappello in testa. Voglio che lo bello sappia. Lo voglio un sombrero. Qua ci sarà una canzone messicana. Non devo cantarla, mi metto sotto fondo. Vabbè, lascia anche da noi. Mangio i nudo se mi sento un messicano. Quanto non ha senso questo video? Adesso partirà il sondaggio. In un futuro che non so quanto sarà lontano, magari anche in passato, nel caso l'avessi già messo, andate a vederlo, se non l'ho messo... Stiamo rompendo lo spazio temporale? Può essere, sì. Ho fatto o farò un video riguardante le Build Battles. Finalmente tornano le Build Battles. Siamo tornati dall'oltretomba. Manu sta mangiando i noodles. Mi è caduto il tappo! Andiamo anche a capottare. Non ho neanche preso il tappo. E adesso scriveremo un commento bruttissimo sotto il video di Igor il Tanque. XD. Quando andrai via mi metterò a piangere. Va bene. Ok. Mi piace. 10. Il mio voto può ribaltare la situazione. Stiamo rompendo la quarta dimensione. Perché c'è una quarta? Non lo so. Sono rimasto alla prima. Sai, hanno fatto il sequel e non me lo dicono. Vabbè ragazzi, ci vediamo quando ha finito il pavimento. Non ho capito. Bene, allora, abbiamo fatto il nostro pavimento e... Ma perché sono sempre pieno come un uovo? Sei un uovo. Sono un uomo. Eggman. Ho creato un nuovo cartone animato. Dai Marvel, forza. Scorri in su se vuoi toccare un etni. Send noodles. Send noodles è bellissima. Così era una scala artigianale fatta di artigiani. Queste parti non le sta censurando Petro, ma le sto censurando io, non dicendo le cose che mi verrebbero da dire, perché sono una brutta persona. La testa di mano è una censura. Ti prego, fammi un puntino nero gigante in faccia. Ti pixello la testa. Editare questo video sarà un lavoraccio. Ok. Macarena. Maddalena. Spero che tu non stia sbrodolando sul mio mouse. No. Ma no, non vorrei dirtelo, ma se non apri entro domani gli gnomi non verranno. Eravamo così intonati alla fine, meglio smettere. Sì, esatto, perché stiamo così intonati? Perché sono così incastrato con la mia sedia? Perché mi fa così male il braccio? E soprattutto, perché c'è gente che si chiama Aurelio? Ah,
Hashtag non essere volgare. Ciao Johnny. Ciao Johnny. Come stai? È da tanto che non ci vediamo. Mi ha tirato un pugno. Mi ha detto che sono brutto con i capelli sciolti, allora ho dovuto rilegarli. Però mi sono offeso e l'ho malmenato. È un taglio unico questo video. Comunque ragazzi, questa puntata è un delirio. Si costruisce poco e si dice tante cose. Non si può dire cagate in TV. Non siamo in TV. Siamo in TV. Grazie Rai 3. Ciao mamma. Allora ragazzi, abbiamo fatto i tappeti per fare il bancone. Il bancone del bar. Abbiamo provato con le slab, ma veniva un qualcosa di enorme veramente. Guardate, vi faccio vedere una cosa. Fissate mano. Ora ho una parrucca in testa. Ehi. Beh, è carino, carino. A me piace. Cosa vuoi dire? A questo punto è arrivato il momento di fare i tavolini. Questo qua sarà il tavolino delle persone sole e depresse. No, brutto. Come spero. Al kebabaro, che c'è il tavolo verso il muro. Non ho della roccia. Che ce l'hai? Questa roccia è una roccia. Oh, queste rocce sono rocce. Questi fiumi sono fiumi. Ragazzi, chiameremo Alessandro Borghese per farci dare un voto alla location. E faccio le cose. Manu ha perso i capelli, no. Damn. Beh, che dire. È onesta. Ci vuole più luce però. Ci vuole più luce. Diamo fuoco alla taverna. Siamo dei draghi noi. Draco. Malfoy. Cosa c'era in quella taverna? E iniziamo il nostro amico vocale. E allora, che abbia via il timelapse. Allora ragazzi, dopo mille peripezie, questo video sta durando due ore. Non sto scherzando. Io sto morendo dentro. Due ore. Uccidetemi prima. Questo è il lavoro finale. Tolto il letto, sopra c'è la birra che rappresenta appunto il fatto che è un pub. È un pub. Brinale. Aiuto. E il nome. Che morte. Due ore. Abbiamo finito anche tutti i noodles. Sì, da un'ora e mezza abbiamo finito i noodles. Esatto. Quindi ragazzi, Manu... Io sono contento di aver partecipato al tuo video, grazie mille Pedro, anche per avermi fatto lasciare il segno nel tuo mondo, anche se pensavo di fare un lavoro migliore. Cioè, io penso che morirò oggi. Sì, anch'io. Perciò ragazzi, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto sulla sua faccia. Fate così, ma non si può cliccare mi piace sulla sua faccia, mi spiace. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, sulla sua faccia. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.